Il workshop che ho seguito forse è quello un po' più tecnico perché riguardava gli aspetti legati alle cure sanitarie di cui hanno bisogno i rifugiati, in particolare le donne rifugiate. Il quadro è stato questo, chiaramente l'Europa si trova di fronte a un immenso movimento di rifugiati e migranti che fuggono dai conflitti armati, dalle uccisioni di massa, da persecuzioni e violenze basate sul genere. Le donne rappresentano sicuramente una delle categorie maggiormente esposte, soprattutto se consideriamo le condizioni in cui si vengono a trovare durante questi viaggi, soprattutto se si tratta di donne sole, donne in gravidanza oppure che stanno allattando, ragazze, adolescenti e chiaramente ancora di più se sono persone che già presentano qualche disabilità o se sono persone in età avanzata. Quindi è chiaro che tutte queste situazioni, queste questioni che riguardano la salute devono essere di primaria importanza. Quindi questo è stato il tema e abbiamo potuto affrontare quindi determinate criticità. Innanzitutto vorrei fare un passo indietro e dire quali sono gli strumenti che l'Unione Europea, almeno dal punto di vista legislativo, ha già in atto. Quindi c'è la direttiva sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che è una direttiva in vigore, in cui si precisa che i richiedenti asilo hanno diritto alla cura della loro salute, sia in caso di emergenza, sia nei trattamenti essenziali in caso di malattia. Inoltre, i rifugiati riconosciuti hanno gli stessi diritti di accesso alla salute dei cittadini degli Stati membri in base alla direttiva qualifica. Ecco, questa è una criticità perché non sempre è vero tutto ciò. Norme specifiche sono previste anche per misure da adottare nei casi di traffico di esseri umani, garantendo dunque assistenza psicologica, consulenza e informazione come previsto dalla direttiva antitraffico. Quindi l'Unione Europea ha già gli strumenti legislativi, però ci sono diverse criticità, perché se veniamo qui oggi a chiedere che tutto questo venga attuato è perché la direttiva è rimasta in qualche maniera sulla carta, insomma. È stato più volte ricordato anche all'inizio dei lavori questa mattina il dato fresco riportato dall'UNICEF, e cioè quello del febbraio 2016, quindi siamo proprio di pochi giorni fa, dove si riporta diciamo che fino al febbraio 2016 il numero di donne e bambini che sono approdati in Europa ha superato quasi del doppio il numero di uomini, e questo è accaduto per la prima volta dall'inizio della crisi dei migranti. Quindi in questo caso abbiamo delle percentuali, abbiamo i bambini e le donne che ora costituiscono il 60% dei rifugiati e dei migranti rispetto al 27% soltanto del giugno scorso. Quindi le donne inoltre sono esposte particolarmente al rischio di violenze e abusi sessuali da parte di trafficanti e di gruppi criminali durante il loro tragitto. Lo ricordava la nostra ospite Nawal Safi, l'Europa sta diventando impermeabile ai rifugiati, ma è molto permeabile alla criminalità organizzata che lucra sul movimento dei rifugiati. Quindi questo è bene tenerlo presente. A maggior ragione sono fondamentali le strutture e i servizi di supporto. Tali servizi di supporto necessitano di staff dedicato e formato sulla violenza basata sul genere, in grado di fornire assistenza medica di emergenza e supporto psicologico alle vittime. Sono necessari interpreti di sesso femminile per aiutare lo staff e per fornire informazioni ai rifugiati e richiedenti asilo sui servizi disponibili. Una delle criticità che è emersa in questo workshop è che ci sono pochissime testimonianze dirette delle donne rifugiate. E invece magari si sentono di più i pareri di chi assiste, magari dei volontari o comunque di tutto lo staff che si occupa dei rifugiati, ma pochissime esperienze dirette, quindi interviste dirette delle donne rifugiate. E è venuto, insomma, anche, è stato sollevato anche il problema che non ci sono esperienze dirette fornite dai minori non accompagnati che arrivano, perché ci sono adolescenti che sono tranquillamente consultabili, a cui si possono fare interviste, di cui non sappiamo nulla perché non ci sono ad oggi esperienze dirette di questi minori. Quindi attualmente i centri di accoglienza hanno una forte presenza maschile, sia tra la polizia in uniforme che per il personale militare, e questo scoraggia tantissimo le donne. Oltretutto, come appunto riportato nelle esperienze che abbiamo sentito stamattina,
questo personale quasi totalmente maschile, anche delle forze di polizia, spesso purtroppo presenta degli episodi di criticità e anche di violenza. Quindi è bene che aumenti anche il numero di presenze femminile nel personale, anche nel personale di sicurezza che gestisce questi immigrati. Gli aspetti strutturali invece riguardano la necessità di spazi dedicati per la sicurezza di donne e bambini nei centri di accoglienza e di transito, con aree per poter condurre interviste confidenziali, di cui abbiamo parlato prima, sia alle vittime di violenze, sia magari avere degli spazi sicuri per lasciare i bambini durante magari le cure mediche, i controlli e le stesse interviste. Servizi specifici devono essere predisposti per andare incontro alle esigenze delle donne nella distribuzione del cibo. Nawal stamattina ci ha raccontato che ci sono 4-5 ore di fila da fare magari al freddo sotto la pioggia per avere il pasto quotidiano. Questo chiaramente diventa ancora di più insostenibile quando a dover fare queste file sono magari donne in gravidanza o comunque persone che hanno problemi di salute, quindi nell'accesso all'acqua e nei servizi sanitari e igienici. Poi è stato più volte ricordato durante il workshop l'alto numero di donne incinte appunto tra i rifugiati. La maggior parte delle donne incinte è stata affetta da stress fisico e psicologico, con gravi rischi di complicazioni e anche di morte della madre e del nascituro. I servizi di cura della salute per le donne richiedenti asilo e rifugiate possono essere considerate come un modo attraverso cui accedere anche ad altri servizi. Dovrebbero permettere la valutazione dello stato di salute individuale di tutte le donne e prevenire problemi di salute di lungo termine. Tuttavia ci sono importanti barriere nell'accesso alle cure che variano da paese a paese. Ci sono barriere che riguardano la difficoltà di comunicare, aspetti culturali, differenze riguardo come la salute viene trattata. E anche laddove vi siano donne istruite e in grado di parlare altre lingue, sono donne che non hanno una preparazione medica, quindi non conoscono magari i termini medici con cui indicare i loro sintomi e quindi far comprendere le proprie malattie. Inoltre si riscontra evidenza di notevoli bisogni per le cure pre e post natali che portano a un elevato numero di parti prematuri. Queste situazioni sono aggravate da mancanza di supporto linguistico, difficoltà di trasporto, problemi di cura dei bambini e assenze di accompagnamento. Poi uno dei problemi fondamentali che è stato sollevato durante il workshop è proprio la necessità urgente di un superamento delle restrizioni giuridiche che sono legate alla sanità e all'accesso alla sanità, soprattutto per le donne incinte e per i bambini. Molte donne che hanno necessità magari di essere ricoverate nel momento in cui vengono visitate per la prima volta dal primo centro di accoglienza con cui si trovano a interagire, ecco, queste donne si rifiutano di accedere ai servizi ospedalieri dello Stato dove vengono accolte, e questo proprio per queste motivazioni ostative di natura amministrativa e giuridica. Quindi hanno paura sia per motivazioni economiche sia per motivazioni proprio che vengono riconosciute, e quindi hanno il terrore di essere poi immediatamente rispedite indietro. Inoltre la necessità è stata sollevata di un adeguamento dell'offerta dei servizi sanitari che devono tenere conto della mobilità, quindi essere non soltanto legate ai presidi fissi negli vari stati, ma avere la possibilità di seguire, di stare nei luoghi dove queste persone magari attendono per giorni interi, quindi avere dei presidi mobili che possano seguire queste persone. Fortunatamente, laddove vi sono mancanze da parte delle istituzioni, sono intervenute numerose organizzazioni. Noi abbiamo avuto qui una rappresentante di Medici Senza Frontiere, abbiamo sentito una testimonianza molto importante, però ci sono altre organizzazioni, penso a Emergency, che insomma vengono a supporto di quelle che sono le carenze dei vari stati in queste situazioni. E non ci dimentichiamo dei tantissimi volontari come quella che abbiamo ospitato questa mattina qui, quindi ricordo Nawal Safi, sono volontari che hanno salvato tantissime vite umane. I processi di richiesta di asilo presentano numerosi rallentamenti di natura amministrativa, e questo, in aggiunta alla detenzione, può avere un grave impatto sulla salute delle donne. La detenzione non fa altro che esacerbare traumi già esistenti per donne che magari hanno già sperimentato violenze e abusi. Vado a concludere dicendo che è fondamentale garantire assistenza sanitaria e medica a tutte le donne richiedenti asilo e rifugiate che arrivano in Europa.
Le donne hanno esigenze diverse rispetto agli uomini perché sono maggiormente esposte a rischi multipli, tra cui la violenza basata sul genere, complicazioni nella gravidanza, barriere culturali nell'accesso alle cure. Sono necessarie risorse dedicate per sviluppare e organizzare servizi specifici basati sul genere. L'aspetto principale di cui dobbiamo tener conto è garantire spazi sicure a donne e ragazze, prevenire la violenza di genere e fornire cura e consulenza alle tante vittime che sono in difficoltà. Grazie.